Ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle da King Davar the Casual Gamer. Eccoci con un nuovo episodio di Baldur's Gate 3. Stiamo cercando di liberarci sempre dai vermi che ci hanno infilato in testa. Nel frattempo, però, anche. Anche ci stavamo dirigendo per la missione secondaria di Will, in cui dobbiamo andare alla caccia a un demone. Ora, siccome abbiamo combattuto una battaglia abbastanza intensa, a lei rimangono due, sì, tre spell slot. Need to keep going. Però per una volta direi di fare un cambio. Andare con qualcuno che ha tutte le spell slot o Lazel. Questi si riprendono su short rest. Sì, Lazel è devastante. Sì, Shadowheart. Ti lascio indietro. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you mean? Sta parlando del diavolo che è apparso in cambio dell'anima. In cambio dell'anima ci ha promesso di levarci il tadpole dalla testa, dicendo che non ci sono altre alternative. Boh, non so. Allora, proviamo a leggere la sua mente, va. Porca miseria. I can feel you. Get out of my head. Non Do this disapprova. again and I'll leave you to bleed out in this wilderness. Understand? And watch out for Raphael. He's better at getting into people's heads than you are, you ass. Potremmo aver peggiorato la nostra relazione con Shadowheart. Pleasant traveling with company. If you ignore all the Ha cambiato totalmente atteggiamento con noi. aspects. Si è dimenticata. If you're sure. Va bene, ti devo lasciare indietro, mi I'll dispiace. be here whenever you rediscover your taste in company. Hai ragione, Shadowheart. Abbiamo ricevuto un misterioso artifact. E dove me l'hanno infilato? Io uno scudo almeno me lo dai, prendermelo. Dovrei anche riorganizzare l'inventario, assolutamente. Ah, non ho la prophecy, quindi lasciamo stare lo scudo. Non ho capito, ma è arrivata una roba, ma dove? Questo? La torcia. Vediamo lui cosa ne pensa del diavolo. Now there's a bloody devil trailing after us. Well, this gets better and better. Shop around, he said. He seems sure we won't find anything. And he might be right. We've had no luck so far. No, abbiamo ancora opzioni. But all that take your time, I'll wait nonsense. He's playing with us. It reminds me of my old master Cazador, taunting his slaves with hope when he knew the game was rigged. You're a warlock. You understand how dangerous the wrong deal can be. Ma io non ho ancora avuto effetti. Rafael è solo un cambion.
Cosa vuol dire un cambion? Cambion meaning. Ah, è una creatura mitologica. Quindi il figlio di un incubus, succubus o un altro tipo di demone con un umano. Ok. Oh, can we? Because you've got it all figured out. Ah, si è incazzato. You know who tampered with the parasite and why, and what they have planned for us. And of course you know why we're interesting enough that a devil, pardon, a cambion, would proposition us. Because if you don't know that, you may as well sign over your soul now. We may escape whatever web we're trapped in, but until we know what's going on, this Raphael has us exactly where he wants us. Ma quindi ogni volta che attraverserò quel ponte arriverà quel tizio lì, perché io devo riattraversarlo quel ponte. This devil Raphael flaunts his paltry wings as if he wants to impress us. You saw the red dragon slaying his infernal kin above hell's fires, did you not? Next to a dragon, the devil's a gnat. When I am Kithrak, I will take my queen Vlakith his head as a trophy. Kithrak, che cosa significa? The Yankee Knights, the riders that chase the Nautiloid. They are the commissars and enforcers of my Queen Vlakith's will. Vlakith bestows no greater honor. To wield a Kithrak silver sword is my destiny. I will earn my queen's favor, and I will conquer every layer of hell should she command it. Perché questi cavalieri inseguivano la nave? The Geich are my kind's mortal enemy. It is not unusual for the Kithrak to give chase, to penetrate the hells. This is unusual. But I'm not one to question the wisdom of my queen. I can see but to the horizon. Vlakith's sight pierces the darkness. Vuol dire che sei cieca. Allora, Will. The devil with the silver tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. L'inganno. A lot from fairy tales, don't you think? Con il sì, possiamo imparare molto, soprattutto in un mondo in cui le creature delle fiabe sono vere. Con il bravo, il giusto insegnante, sì. Cosa ne pensi del diavolo, Will? Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost's always too great. Non preoccuparti, non ho alcun interesse nel fare col diavolo. Sagge parole. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Bene. Oh, Gail ha qualcosa da dire. Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and it's just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'll prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly.
Oh mamma mia, poveretto. Che condition. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with. And not without some effort. What it comes down to is this. Every so often I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Che cacchio vuol dire? Infatti la tua malattia ti chiede di consumare magia cruda, cioè bisognano di più dettagli. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's time. And by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. E dove troviamo questi artefatti? As luck would have it, Faerun is full of them. Though I do feel obliged to point out that items of power tend to be in the hands of the powerful. There'll be danger involved. Or great cost. E perché dovrei rischiare una di queste cose per uno stregone che conosco a malapena? Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. Far harder for me to assist you if I can barely stand upright. In effetti. Please, trust me. Dai, però tagliamo le chiacchiere che voglio andare a combattere. Il mio aiuto era già stata la differenza tra la vita e la morte quando riguardava te. Mi devi una spiegazione. I'm afraid it doesn't quite work like that. Though, of course, I'm immensely grateful for any assistance you provide in times of mortal peril. But I must ask more trust of you still. Vabbè. Please reconsider. Non mi deluderai, vero? No. Va bene, ti aiuterò, ma stai zitto. Thank you. I see my trust in you was not misplaced. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. I know the allure magic artifacts hold. I understand their value and their power. All this to say, I understand the sacrifice I ask of you. But if I may be so bold, it's for a very good cause indeed. I hope vedremo. Vabbè, intanto ti voglio... As I do. Fight to die with a devil. A parte un'altra discussione. I diavoli raramente approcciano i mortali se non per concattive intenzioni. Saremmo saggi ad evitarlo. Don't let his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. I think he wants something from us, badly. And in that knowledge lies our opportunity. Hai ragione. E cos'è che vuole così tanto? Our souls. Ma va? But I suspect that's but his opening offer. Let me play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the Hells embody, it's ambition. A quality they share with many humans, come to think of it. E come pensi che possiamo battere il diavolo al suo stesso gioco? By figuring out his true intentions. Hai già detto quali sono. Fact one, there's something very strange and very powerful about our tadpoles. Fact two, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants,
We must be the key to getting it, along with our tadpoles. So, I say for now, we wait. If I'm right, Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrian rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. Vabbè, sì, però io ti voglio portare nel mio party. Apart from finding me an artifact to consume, which I assume you're pursuing with the appropriate urgency. E questa tua condizione richiede la magia? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Like un pericolo. I said, I'm dangerous even in death. I'm merely trying to protect those around me. Vabbè, dai, unisciti che abbiamo bisogno di te. With pleasure. Lead on. Allora, gestiamo un po' l'inventario. Battle Hacks. Dov'è che vedo le cose in cui uno è proficient? Eccolo qua. Martial Weapon, armature. Ah, finalmente. Quindi, la Battle Axe. Martial Weapons or Battle Axes. E noi non siamo in Battle Axes. Vediamo lei. Lei sì, Battle Axes sì. Quindi, te, e questa Battle Axe fa 4-13 4-13, con le stesse robe alla fine. 4-11 con Ritual Staff. Can't give up now. È meglio di questo. E qual è il danno che può fare? Tuple. Ah, puoi far cadere una persona per terra. Quindi, mio caro Davar King, mi sa che ti conviene il Ritual Staff. Dov'è finito? Abbiamo la Prophecy. Sì, sì. Poi questa Goblin Scimitar, vabbè, 4-4, 2-7. 2-7, qua 2-9. Vediamo un attimo le armi da distanza, come siamo messi. 2-7. Lui non ce l'ha, quindi gliela possiamo andare. Un'arma da distanza. Ha Will. Una piuma, un teschio. Questo qua lo teniamo. L'acqua. Letta profumata. Sasso. Longsword 09. Ah, mi conviene questo. Ma scusami, ma il bastone avevo visto che faccia molto più danno. 07. 2-9, no, cioè mi conviene questa. 5-5, cioè posso avere dei coltellini anche. No, perché st'arma occupa tutto. Ah, il danno lo vedo anche qua. Allora 2-7, lei il coltellino lo può avere. 4-13 4-13, sempre uguale. Allora, tu intanto questo, questa è l'arma evocata, quindi la teniamo. Light armor, la teniamo. Queste sono le mutandine, nice. Ok, skeleton armor, l'antidoto, una torcia, e fin qua. Misterioso artefatto, eccolo. Un artefatto con diversi lati, di ferro scuro, con inciso rune che pulsano. Qualcosa all'interno si muove, si agita.
Merend only. Ma questo è a due mani. Dov'è che è scritto che è una cosa a due mani? Ah, se non c'è scritto niente è a due mani, mi sa. Se c'è scritto main end only. Vabbè, Lazel, vediamo se i coltellini ti vanno bene, se non li passi giù. Poi mi sembra che ci siamo. Meglio questo. Coltellini, niente. Sharp as ever. Gale ce l'ha già i coltellini. Allora, vediamo invece se c'è qualche incantesimo che in realtà a me non serve. No, questo arco di luce, cioè freccia di luce ci sta. Dark Vision a me non serve. E Detect Thoughts nemmeno. Ho sprecato un po' il veleno che avevo, che dovevo metterlo su Lazel e non su me. Perché tanto il veleno non lo uso molto. Allora, beh, ci sei, direi che ci siamo. No, l'ho disattivato, no, vai. E di che artefatti posso cibarlo? I'll have to speak slowly. I'm finding it quite difficult to concentrate with my condition gnawing at my insides like a teething displacer kitten. Vediamo. It's most gratifying to hear. May I? Che cosa succederà se te lo dirò? The magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket, but it will save my life. Even if only. Sì, ma ogni quanto spesso ti succederà sta roba? Vabbè, dai, si può dare sta roba. Thank you. Magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Dai, yeah. Come faccio a sapere che non sei tu il vero mostro? My words, my actions, my award-winning smile. Dai, che... Mi sto rompendo tutti questi dialoghi. I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Spero che non ci pentiremo di aver perso l'artefatto, poteva essere utile. I myself am a much more powerful artifact in your arsenal. Rest assured. Eh sì, però tu non mi viene, non mi consumi ogni volta le cose, vabbè. Lasciamo stare, va. Uè, Doggo. A questo punto abbiamo parlato con tutti, parliamo anche con lui. Hope you're keeping well, friend. Oh, sono contenti. Che coccolo il cagnolino. Cagnolone. Allora, niente, volevo liberarmi del mio cappello. Mi sono stufato. Mi fa sembrare troppo stupido.
Sai chi lo do? Questo a Gale e questo a Will. E li voglio vedere con sti cappelli in testa. Ah, Will sta bene, eh. Loro sta meglio di me. Va bene, allora, lasciamo il campo finalmente. A quasi mezz'ora dall'inizio della puntata. Looking ahead. Allora, un gatto può fare miau per distrarre i nemici. Invece il crab, crippling pinch, infit plint, pinched. Ah, riduce il movimento e... sì, c'è un danno ogni inizio turno. Invece starana, svantaggi sui tiri di salvezza. Il gatto, il topo invece infetta una persona. Un imp può volare, diventare invisibile e pungere i nemici. Ma scusa, è molto meglio l'imp. Un quasit invece può spaventare. Nice. Evviva l'imp. Il folletto. Poi ricordiamoci, non c'è niente che io possa raccogliere qua. Ma le pozioni della velocità a me convengono. Io le darei a qualcun altro. Tipo all'Azel. Dead Toll Collector. Perché qua sopra la situazione non è buona, eh. Senti, te invece voglio capire un po' meglio la gestione. No, range weapon equipped. Siamo matti? Volevo capire un po' meglio la questione del braccio. Non posso più usarlo. No, non è una roba che si può usare in battaglia così a cacchio di cane. Senti, folletto, vai avanti tu. È qui. Karlak. No, raga, essere così tosta andare, cioè. Tell me, Lazel, what is it like? Ah, ma qua c'è un attraversamento. Così possiamo evitare il sentiero là sopra. Ma a parte che mi teletrasporto direttamente alla città. Ah, comunque siamo nell'area sempre. Non è qui che si trova quello che stiamo cercando, ma è sempre nell'area. Vabbè, la bottiglia possiamo lasciar perdere. Tax Collector Key mi sa che mi serve. A key. Wonder what it opens. Ah, eccolo, Karlak. Running hot, cosa vuol dire? Ah. Noi abbiamo poteri di acqua. Aspetta che mi sono anche perso un po' di aggiornamenti. I Wizard di Waterdeep.
Gale ci ha raccontato la sua strana condizione che ha, che viene trattata assorbendo l'onda, l'energia contenuta nei potenti artefatti magici. Se falliamo nel trattare questa condizione, ci ha avvertito che le conseguenze saranno catastrofiche. La condizione Gale è diventata instabile, ha bisogno di un oggetto magico potente da consumare l'energia. Dovremmo offrirgli qualcosa il più presto possibile. Abbiamo dato a Gale un potente magico oggetto magico ed è stato ha potuto assorbirne l'energia dentro, l'onda dentro. La sua condizione si è stabilizzata, anche se ci ha avvertito che questa è un continua battaglia. Dovremo prepararci per la prossima volta in cui la cosa ricapiterà. No, invece aspetta, Blade of the Font. Noi dobbiamo ucciderlo, sto coso, sto Karlach. Però non sembra ostile al momento. Non seguirmi, ci vado io a parlare. One horn, the stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Con sto cappello da cowboy. Well, I'll be God's damned. Però. The frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Tu sei il diavolo a cui stiamo dando la caccia, Karlach, giusto? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I. Anche lei c'ha il tadpole. Through you, her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence, proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a. Lo sapevo che c'era un misunderstanding, se no ci avrebbe attaccato subito. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the blood war, not an agent of it. Ovvio, una pussy. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was. Ma può diventare membro del nostro party? My will, forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home, near it anyway. You served her. That's enough to damn you. Ah, dai, sii pratico, lei è infetta come noi, è potente anche, potremmo usarla come alleata. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Hai visto i suoi pensieri? Non è un pericolo per la Sword Coast. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm. Bene, ho risolto la situazione in maniera diplomatica. And you are. Sono il tuo biglietto per curare quel tadpole, eventualmente. Really now? First I catch a ride out of Avernus, then I stumble into a friend. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your scattata. Need something to point at.
You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Quindi vuoi che uccida le persone che gli danno la caccia? Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? Perché dovrei fare il tuo lavoro sporco? Dirty work's the only kind I like. Gets even messier the more bodies you throw at it. Think of the potential. E va bene, facciamolo. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Ah, quindi abbiamo uno nuovo compare. E beh, allora io direi di andare al campo e liberare lo spazio. Abbiamo un bel po' di journal da leggere. Il nostro amico feroce, abbiamo reclutato Karlach, che ha detto che l'avremmo aiutata a dare a sconfiggere i paladini che le danno la caccia. Amica focosa, ok. Caccia al diavolo. Abbiamo deciso di permettere a Karlach di unirsi a noi, i paladini avranno qualcosa da dire al riguardo. Quindi questa è una missione per Karlach, diciamo. Allora, siccome Will ha i temporary points, io lo tengo. Scelta difficile. Dove sono quelli che voglio lasciare a casa? Ah, perché non compaiono finché non mi avvicino. Ah, ci eravamo separati. Tutti al campo, ragazzi. Gale, tu rimani qui. Devil and devil hunter standing shoulder to shoulder against a common enemy. Rather poetic. Fia, ancora un'altra ora di chiacchiere mi si aspetta. Rimani al campo. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime. Idling away the hours. Lui c'ha troppo modifiche attive per poterlo abbandonare. Been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And ah, è già convinto del contrario adesso. Qualcuno ti ha messo a caccia di Karlach. Mi piacerebbe sapere chi è questa tua fonte. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Penance? Dovrei essere preoccupato? You're not in any danger, I promise. I can't say. Tutti misteriosi sono. Vabbè, la questione si è risolta. Vediamo un po' te cosa ne pensi di avere ora un diavolo. Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Buona Starion invece. I thought we were going to see some real sparks fly between Will and Karlach. It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Ah,
Vabbè, diciamo a Karlach di unirsi. Soldier. Quindi, come si è finita a combattere nella Blood War? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Ok. Nella tua opinione da esperta, qual è il miglior modo di uccidere un diavolo? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Non pensavo che sarebbe stare finito in questa situazione, tu? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? È successo così tanto che a malapena mi ricordo la vita prima del rapimento. Lucky you. Sometimes I think I'd be better off indulging in a bit of light oblivion. Well, you may as well make some good memories mixed in with the body horror, huh? Beh, aspetta. Hey, soldier. Cosa ne sai della città di El Teriol che sta cadendo nell'Averno? È caduta. I know the how and why, but I remember the devil slavering with delight. I should have looked after the Elturans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Ma erano quei profughi che sono con i druidi? Vabbè, riguardo a quei paladini che vuoi combattere. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress up as paladins of Tyr. No honor among devils. Ok, unisciti a noi, dai. È ovvio che c'ha 1000 level up questo. Una barbara. Quindi da 14 a 23, class feature, danger sense, è un vantaggio sui tiri di salvataggio e dexterity contro... Ok, quindi è praticamente una caratteristica di Astarion. Weakless attack... Ok, vantaggio sugli attacchi, ma anche il nemico ha vantaggio. E basta, hai usato la tua azione per attaccare... Per attivare sta roba. Livello 3. Ah, può scatenare la rabbia, rage. Qua vediamo cosa che abbiamo. Un arm and defend. Ah, il tuo corpo è resistente come un'armatura. Ok. Dark Vision, Hellish Resistance, Resistenza al Fuoco. Ok, quello da... Ah, può parlare con gli animali. Un passivo, Bestial Heart, cioè. Ah, devo scegliere. Team Ferocity. Allora, quando sei in rage puoi usare un Relenting Ferocity. Che ti cura, interessante. Eagle Heart, quando rage puoi usare... Ah, e a lei ha resistenza a tutti i danni tranne quello fisico anche. Driving Strike. Vabbè, rendi prono un tuo nemico. Devi essere più in alto. Si può usare quindi è la velocità. Puoi usare dash come azione bonus e il nemico ha lo svantaggio negli attacchi di opportunità. Invece il cuore dell'alce. Puoi usare Primordial Stampede. Rendi proni tutti i nemici davanti a te, non solo uno. E aumenti anche la tua velocità di spostamento. Tiger Heart.
che Tiger Bloodlust puoi far sanguinare tre nemici a una volta. Wolfheart, Inciting Hall, che permette di muoversi di 3 metri in più, e poi i tuoi alleati hanno vantaggio negli attacchi melee a 2 metri da te. Mi piace l'Elk. Elk piercing, vabbè. Ci siamo finalmente. Ok, confront the paladins qui. Poi torneremo a questo villaggio. Guarda che qua la mappa sembra gigantesca, ma questi qui sono dietro l'angolo. Va bene. In movimento, signori. In movimento. Ciao, vediamo un po' che poteri ha questa. Prima la Stampede, Legacy Avernus Searing. Ma cioè questa rende tutti a fuoco. Ok, questo è un bel passivo su Intimidation. Vabbè, dai, abbiamo preso un bel personaggio, eh. Ma lei è un barbarian come Lazel? È una fighter, diverso. Allora, io andrei in modalità hide di gruppo. Che è successo? Cosa contro siete andati a sbattere, amici miei? You sought a fight, and now you have one. Ah, maledetti. Speravo che il mio colpo improvviso, cioè, non se ne accorgessero gli altri anche. Temporary hostile. Ma anche tutti gli altri sono temporary hostile. No, solo lei. Siria, ma perché? Loro sono i cattivi. O no? Cioè, mi avete detto che c'erano dei paladini qua. Invisibility. Potevo diventare invisibile. Vabbè, andiamo di morso, vai. E ormai non si può più muovere lui. Vabbè, andiamoci prima col classico Rage Charge. Ne abbiamo tre. Cosa vuol dire once per long rest? Cioè uno o tutti insieme? Posso poi lanciare incantesimi, che me ne frega.
Potrei entrare in re. Prepare questo Zef. Ok. Piercing shot, ma io andrei di lacerate. Cosa vuol dire reaction? A character can react to another action. Manager. Ok, certo, reckless attack. No. Karlach is. Ah, perché abbiamo fallito palesemente l'attacco. Ciao, vediamo un po' questa rage cosa fa. Tu riesci a passare oltre, così andiamo là sopra. Anche se tu hai un'arma magica, cioè potresti circondare la tizia, no? No, ci pensa a cosa che è un po' più potente. Uno 10 o 2-7. Questa ormai è secca. Tocca la nostra amica. Si può piazzare qui. Questa c'ha 8 di vita. Qua abbiamo 4-13. Secondo me è finita davvero. Mi è mancata. No. Vabbè, Pommel Strike, dai. Palline. Braccia di Adar, però uno spreco. Niente, lui non può fare niente. Yes, questi stanno per arrivare. Questo è potente. Però siccome qui la finiamo. Vediamo se questo fa in tempo a uscire. Sì. Ah, perfetto però. È un anetto. Allora, vediamoci qui. Siamo in rage, giusto? E quindi cosa fa rage? Cioè, ma datemi i dettagli. Ha due danni in più con gli attacchi melee e le armi improvvisate. Resistenza agli attacchi fisici, quindi vantaggio sui i check di forza e di salvezza. Non puoi però lanciare incantesimi. Quindi facciamo due danni in più. Faremo la stampida, adesso non ha senso. Reckless attack. Tre, otto, quattro, 15. Figaz. Allora reckless attack mi dà il vantaggio. Devo farlo per forza. Questo è ben difeso.
Ma l'ho mancato. No, qualcosa gli ho fatto. E poi lo spingo. Contro niente, perché non c'è spazio. Allora, saliamo su sta scala, amico mio. Ah, ok, quella cosa... Dice, cos'è quella cosa rossa? Cioè, mi faccio un danno lì, no? È l'altro nemico. Saliamo sulla scala. Fias. Colpisco mio la mia compagna. Cioè, 50. Non, high ground non conta. Pareggia il conto. Con leg defense. Ma chi è? È lei, Tyrin. Dai, la chiudiamo qua. Quanta vita ha questo? 24. Se lo metto off balance... Sì, siccome è un'alta difesa ci può aiutare. Si è salvato però dall'off balance. Arca, quello è potente, eh. Cacchio è? May the gods take you first. 7 di danno li abbiamo fatti. Dai, dai, dai. Vuoi venire su? Oh, porca miseria. Imp, vola quassù per favore. Mancato, perfetto, perfetto. Usca troi. E la mano, tutti sti danni ha fatto. Curiamo. Qui la situazione è brutta, eh. Anche se questo lo potremmo spingere giù. Questo c'ha uno di vita. Non si può salire contro la scala. Ah, non posso sprecare gli attacchi. È andata però. Posso salire, sì. E allora questo adesso lo spingo giù. No, non è stato spinto giù. Allora, fammi usare l'azione in più.
Ma ho spinto me stesso? Dazed? Allora, sweeping attack no, disarming sì. Ho miss. Ah, non spendo superiority dice, ma è meno male. Si è salvato però dal disarming. Allora, qua la situazione perché è così? Threatened, ok, fin qua ci siamo. Dazed. Che palline. Così mi posso allontanare. Ah, fia, ho fatto danno a tutto quello che c'avevo. Questa cosa non l'avevo studiata. Porca miseria, le braccia di Adar m'han tradito. E la madosca. I am fury. I am death. Heading out. Arretrare, arretrare. Dai, ce la stiamo per fare. Critical miss. Cacchio, non arrivo fin là. Gaping wounds, gli attacchi sì, fanno, aggiungono ulteriori danni, quindi sì, andiamo di piercing shot. Si è salvato però. Cura. Ci siamo. Questo fa paura. No time to waste. Cioè, con un attacco. Meno male che prima non l'ha fatto. Quanta vita? Uno. Dai, basta questo. Madosca, ragazzi. Presto. Scendi, zia. Without delay. Io sono stato carbonizzato. Let's have a look.
Beh, mi conviene pagare per farlo resuscitare, secondo me. Allora, saccheggiamo la zona. Bella spada. Bellissima spada. Anche l'armatura, importante. 14. 6-16 la spada. 4-13. 6-16. Lei com'è che sta messa? 4-15. Armatura 10. Io ti direi che adesso ti becchi l'armatura media che ho appena che ho scartato qua. Cosa, quanto ha di armatura? 11, quindi a posto. Oh, enough waiting. I crave blood. Roba utile. Lei ce l'ha un'arma da distanza? Sì, c'ha già questo. Meglio dell'arco. Perché sento voci demoniache? Allora, lama da frontiera. Will ha parlato, come dire, tristemente, di una penitenza che deve affrontare. Dovremmo prenderci una lunga pausa quando ci sarà l'occasione. Chiaramente c'è un sacco che la lama delle frontiere non ci sta dicendo. Invece ci siamo confrontati con i paladini che inseguono a Karlach. Si è unita alla nostra ricerca per la cura del parassita. E qui c'è qualcosa che sibila sul... Fatemi prendere il più cibo possibile. Un tridente. Il tridente lo diamo a me. Ma perché sono sempre più scarsi quando li prendo in mano io? No, non posso più averlo assegnato. Ma dov'è questa voce? Oh, quante supplies, oh. Ma perché c'è un secondo piano? Allora, andiamo all'accampamento, resuscitiamo. I will be heard.
Ah, I shall be here in Lycan, for whenever thou hast need of my services. Perché mi aiuti? It is not by choice. Ma non posso far risorgere... Ma porca miseria! Is this your first time on the Sword Coast, Lazel? Yes. It is much more lively than the Githyanki Slate's leather. Just wait till you see Baldur's Gate. You'll never want to leave. No, zi... Ok, sì. Però prima esploriamo. Undici finalmente. Dove è finita? Non sono proficient. Non capisco da dove viene sto sussurro. Qua. That corpse is riper than a Minaurus bog. Abbiamo preso il registro. Un registro che contiene cosa la casa, diciamo il casello ha incassato nell'anno corrente 1492 di R. Dopo la maggior parte delle entrate sono scritte chiaramente con i viaggiatori e la quantità di oro pagato, ma il testo nelle pagine più recenti inizia a essere più sfilacciato, diciamo. 9 Marpenov, 4 mercanti con un solo carro, 25 oro, 12 Marpenov, una compagnia dei pugni del pugno fiammante, 15 pugni gauntlet, 100 oro, i fist però non pagano, estorgono. Ah, ci sono stati dati 100 oro, ok. 21 Marfedov, 2 guardie, un birraio, quello che fa la birra, ok, che portavano casse, 35 oro, Uktar, 2 Uktar, 7 fattori, nessun bene, nessun oro, feriti, ci hanno avvisato di andarsene. 3 Urkat, mandato un corriere per chiedere ulteriori guardie, un aiuto, 7 Uktar, ancora fattori, troppi da contare, nessun bene. Portavano i propri morti. 11 Uktar, la strada non è più tenibile. 16 Uktar, ci stiamo preparando ad abbandonare il posto. Qua comunque otteniamo dei beni da usare poi nel campo, quindi... Bel vestito. A sto scudo lo possiamo passare a cosa? No, perché la lascio. Still breathing, despite everything. A
Greatsword a te potrebbe piacere qua. No, ma questa c'è un'arma devastante adesso. Ci sono delle trappole. Quindi è l'ora di Ascarion. Quickly then. Devo parlare con cosa? Oh. Come sei finita a combattere la Bloodborne? Let me see if I can paint you a picture. The year, Tenere. The place, a sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach. Quante ore ci metterà a raccontare? City, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. The two of them conspired to give me a little gift. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Come, cioè, quindi c'è un cuore meccanico. Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. Mm. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things. If I can find him. Ah, potrebbe essere Damon. Un fabbro tiefling. A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Sì, niente, no, volevo dirti di rimanere qui. Vabbè, ora che questi paladini sono stati fatti fuori, cosa, il tuo prossimo passo cos'è? I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? E cosa ti permetto di fare quel meccanismo infernale? But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. E com'è? E com'è? Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Ah well, can't have it all, can you? Not today, at least. Sì, non riesco proprio a dirle quello per cui sono venuto qui. What's the story?
Rimani qui. Oh, come on. You don't mean that. No, no, poi ti richiamo, eh. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Vediamo, Gail, come va? Go ahead. I'm listening. Col cacchio do un altro robo, cioè ogni quante volte ti devo dare gli artefatti. Well met. Sì, ok, direi che non c'è niente da dire agli altri. Ma Ascarion dove si è ficcato? Karlak and Will seem to have put their differences aside. I thought it was going to come to blows for a moment. Fine. What's on your mind? Scusatemi, il buon Ascarion? Proprio quando ho bisogno di lui. Perso un compare. Perché? Vabbè, forse era Gale quello che aveva una percezione elevata, più elevata delle trappole. Ma raga, ho perso un compare. How can I help? Se n'è andato? With pleasure. Lead on. Era lui che aveva... C'era qualcosa che gli permetteva di vedere le trappole. Porca miseria, ma Ascarion! Mi è scomparso Ascarion. Per una volta che mi serviva. Offeso, se n'è andato per qualche motivo. Your desire. Speak. No. Seek and you shall find me to new horizons. Sai cosa ci vuole? Ci vuole Shadowheart, però. Let's get going. Magari Ascarion è ricomparso. Oh no, è vero, devo tornare. Che tumaroni! Quanto è macchinoso fare il cambio di personaggi. What to do? Speak. Dai. Chuck, you believe you can survive without me, as you say. What path lies before me? Ma Ascarion se n'è andato perché non gliel'ho dato. All's well, I hope. Aside from the obvious. All right. Some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. What's next, I wonder? Lovely day this. For now. Is more dangerous than I thought. Dov'è che l'ha vista la trappola? Still alive. So that's progress.
Yes? Yes, of course. Non attiva la trappola. Ma c'è qualcosa di valore qua? He must be satisfied. Sì, questo lo diamo a qualcuno che va in combattimento ravvicinato, che non c'è. Boh, non c'è niente di valore. Still no symptoms. No sign of tentacles so far. The same. Except for a knot of worry in my stomach that's in no rush to go away. That I can relate to. Ma poi sti suoni non capisco cosa sono. Salvataggio. Ma qua gli ignoro se sono massacrati. Cioè gli ignoro sono stati massacrati. No, questo non lo volevo. You should consider a new name. I take it you have some suggestions. The Wizard Wonder. Or how about? Ma dov'è sto sto? Cioè, da dove arrivano sti sospiri? Qua dentro? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Die!
Boh, la water pump. Non so proprio come gestire questa situazione. Direi di tornare al Blighted Village a questo punto. Allora, andiamo all'accampamento. Charmed, I'm sure. Gale, tu hai ottenuto un oggetto. Che bisognerebbe dare a uno che combatte da ravvicinato, quindi dallo a me, che lo darò. No, never mind. Oh, that took the edge off. Va bene, andiamo con loro, ci sto. Cioè non abbiamo nessuno che fa attacco ravvicinato però. Allora Shadow Art la teniamo perché è una mistica. Però Gale finché in forma lo terrei. Shadow Art ti devo lasciare a casa. Eccolo qua, Starion, dove eri prima? Aside from the obvious. If you're sure. Fine. Chi è che l'ha messo meglio? What's the story? Hell yes. Il nostro amico focoso Elion Sack, Karlax Need, ha bisogno di un meccanico infernale per gestire il suo motore che ha come cuore. Ce ne potrebbe essere uno vicino. Sì. A te passo il veleno. E andiamo in esplorazione. Ah, posso fare il viaggio veloce da qualche parte? Ah cacchio, ma ho preso lei che è messa fuori gioco. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Hai un coin slot nel tuo cuore o che? Sort of. Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Ok, non mi sembra una buona idea. Un soul coin appartiene al possessore dell'anima. Believe me, I know that better than most. But the vast, vast majority of soul coins are put to use by devils. Better for us to use them in the fight against evil. Next time we're in a mad battle, you'll see. If something wicked can be put to proper use, that's a good thing. Comunque a te ti devo cambiare. Hey. Ah, oh, come on. You don't mean that. If you're in... Cioè, c'è pure la conferma, vogliono ogni volta. Un po' lunga così, eh. Speak.
It is done. Quanti tiri ha lei? 3. Allora, non siamo messi benissimo, ma possiamo partire. Finalmente ci possiamo muovere verso il luogo di raduno. È il campo dei goblin, tanto questi c'han paura di noi. Hello, your high mightiness. Welcome to Bogrot. Grazie. Man and woman indeed. Waterdeep is the home of myriad scholars. Ah, the city of splendors. Spent a whole fleet's wake there with my father. What a delight. Possiamo finalmente andare oltre questo punto? Se si può. Ah, dobbiamo andare qua. Dai, raga. Possiamo lasciare? Game marks as faded as the memories of the children that played them. I wonder what became of them. Sì, il sentiero giusto verso nord. Sento una musichetta. A technique known to few outside Calir. Shall I teach you? I'll pass, thank you. I prefer abjuration over acrobatics. Di che stanno a parlare? Allora, comunque qua la situazione è... La situazione potrebbe richiedere un long rest, direi. Tanto le supply ce l'abbiamo. Hellsfire. She's coming. Ottimo, nemmeno a dormire possiamo andare. Bella, mezza nuda. You've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Questo è un bel paio di ali. Fammi indovinare, sei il patrono di Will. Handler's the word. If it's all the same. My pup here's been unruly. Ma il mio patron quando è che appareva? And his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak. Ah, lei voleva uccidere. Zoriel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling! Not a lei è quella che voleva uccidere Karlak. E ha mentito Will, quindi. The little pupster's found his bark. Mezza nuda. G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Andiamo, andiamo di cattiveria. Non osare toccare Karlak nemmeno con un dito. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Oh,
oil burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the Hells, gaining their essence and their torment. Ma ce lo sta ammazzando, lo sta solo facendo soffrire? Ah, l'ha trasformato. Il cappello che gli ho dato non gli starà più bene. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. E quindi penso mi tocchi blaterare di nuovo con tutti. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Come dire, non obbedire al proprio patrono così è stato estremamente dangeroso. È stato coraggioso o stupido? Wouldn't be courage without the risk, would it? I'll figure out a way to make it up to him. What a hero's like. Swords, shields, shiny things. Nice. Ok, allora. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Cast aside some of your present company, then we can talk. Ah, sei gelosa. Abbiamo qui Astarion, che non viene chiamato da un sacco perché quando mi è servito è scomparso. There you are, my friend. Sei ubriaco? I have drunk. Not alcohol, of course. A bear. He took a little of my blood. I took all of his. Finché non tocchi il mio sangue. You think I'd kill you just like that? Darling, I would never. I still need you. Anyway, the bear will sustain me. And it's a marked improvement over the rats and flies Cazador would feed me. C'è le mosche addirittura. Mosche, cosa hai fatto per meritartelo? I existed. That was enough for him. He reveled in having power over me. Because those with power can do whatever the hell they want. Pensi che avere il potere ti permette di fare tutto senza conseguenze? Well, yes. You can't look at the world and tell me I'm wrong. Il potere corrompe, meglio che te lo ricorda. Oh, I hope so. A little corruption sounds fun. I spent centuries as the victim of a corrupt man. It was the Mind Flayers that plucked me away from that. They gave me a gift. The strength to take my own freedom. I'm embracing this power. You should too. Ci sto meditando perché questo tadpole in effetti ci dà grandi poteri. Speak. Ok, con lei niente da dire, c'è sempre qua sto glitch.
gods damn her, straight back to the Hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims, not innocent tieflings. Allora, nessuna risposta è carina. Comunque, l'arma delle frontiere deve darmi qualche spiegazione. But it won't be enough. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Come se finito con Mizora. The one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that. Is my solemn word. Va bene, però io ti volevo lasciare indietro. Well met. Come ci si sente essere un diavolo? It said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? The Blend of Frontiers. Niente di più, niente di meno. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Dovresti uscire da questo patto. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Ci sarà qualche loophole nel contratto. There could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can outbargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Potremmo batterla mettendo insieme i nostri vermi. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Oh, stiamo diventando grandi amici comunque qua. Comunque devo lasciarti indietro. Well, are you sure? The blade stands at the and just when things anche te Gale ti lascio indietro. Oh, that hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Beh, sono contento che ti stia sentendo meglio, ma non abbiamo già fatto sta chiacchierata. And on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. No, Gale forse lo tengo. Sincerely though,
I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. La tua condizione però è molto costosa. E a quanto parla. Allora, va bene. No, non so che portarmi. Siccome c'è del fuoco, mi porto Karlach, signore. Speak. Yeah? Ancora devo parlare. Tu e Mizora sembrate conoscerti, come? We're both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Ok. E se continuerà a inseguirti, a darti la caccia? You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. Beh, capisco perché volevi scappare. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Ok, vieni con noi. Mentre te rimani qui. Speak. Ah, yeah. Chuck, you believe, as you said. Scattata su e tu Shadowheart ti unisci. Shadowheart. Almost pleasant traveling with company. All right, some company. Cosa ne pensa la gente del party di me? Con Gale si fida più o meno di noi. Il vabbè, Zariel Tree, Karlach. Vabbè, neutral, mentre lei, vabbè, anche lei più o meno si fida di noi. Allora, andiamo a Nanna. Vediamo se ce la faccio solo con sti cibi. Ah, e tutti... sono io il pirlo. Allora, mancano 10. 10, signori, 10. 5. Mancano 2. Ci siamo. Speriamo non succeda niente durante la notte. Oh, sospiro di sollievo. Riprendiamo la marcia. Flowers, leaves, grass. I was raised in the city. Can't beat it. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass and fallen leaves. Before I went to Avernus, I'd have agreed with you. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Nothing in my recollection, anyway. Video veritato. Allora, qui andiamo con tutti gli incantesimi. Tu quali incantesimi hai da proporci? Ripe with magic. Replenish spell slot while out of combat. Bellissimo questo potere, non me lo ricordavo più. Questa, la mano fino a short. Persistence time.
Ah, un'arma di cui non sei proficient. Quarterstaff spear. Vabbè, non sei proficient in niente. Lei non ha niente da evocare. Lei cos'è che può evocare? Disquise yourself, invoke duplicity. Vabbè, questi in realtà mi succhiano, dovrebbe essere. Meno male che c'è il salvataggio. Questo è l'accampamento, perché qua stanno avvenendo... Ah, è lì, la musica che sentivo sono i rituali che stanno avvenendo. Lo so. Li ho visti i goblin. Con chi parlo? Rip you for your giblets. Got thick giblets. What am? Buono. Next time, Grim will be on guard. Your excelness. Cosa mi posso aspettare qua dentro? Lads are celebrating the raid on Joaquin's rest. We captured a duke, we did. All the way from the city. Ma non ho capito perché mi venerano. I'm sure they are. È grazie al mio tadpole. I'm sure you get the best of the spoils, your excellence. The boss is in the temple inside. Mithara too. And priestess Gug can show you how many new recruits we got. Sto cercando un druido di nome Alsin, dov'è? I don't know any house in your excellence. So che è stato catturato portato in questo campo. One of them thieves. If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Down in the pits, no less. Sounds ominous among creatures that love blood sports. Better step to it. Quel suono che viene dietro di te, buono o cattivo? Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. A raid? Su cosa? Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some duke. Worth celebrating, that is. Ma continuiamo a fare le stesse domande. Andiamo. Go on, then. Ok, grazie. E siamo dentro il campo dei goblin. Stop fidgeting. I rumori della festa si avvicinano. Si è anche aggiornato un attimo qua la lama della frontiera. Abbiamo incontrato il diabolico patrono di Will, Mizora, la quale non era felice per nulla di scoprire che Will aveva fallito nell'uccidere Karlach. Ha punito Will per la sua disobbedienza rendendolo un diavolo e poi se n'è andata, anche se sembra che molto probabilmente la incontreremo di nuovo. Invece salva il druido Alsin. Abbiamo appreso che i goblin hanno imprigionato i sopravvissuti all'interno del loro campo. Alsin potrebbe essere tenuto prigioniero qui se è sopravvissuto, certo. Comunque, ci stiamo avvicinando alla grande festa dei goblin. Si sentono le urla, i festeggiamenti e tutto. Immagino che qua sarà pieno. Ma direi che per questa volta è abbastanza. E quindi entriamo a questa festa nella prossima puntata. A me non resta che da dire ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle da King Davark, The Casual Gamer.